Microsoft ha approfittato delle premiazioni dei Game Awards 2019 per presentare al mondo un monolite nero e misterioso proprio come quello di Odissea nello spazio. Xbox Scarlett è diventata ufficialmente Xbox Series X. Come era ovvio che sarebbe stato, il pubblico ha reagito con un misto di curiosità, puro entusiasmo e gioia, ma anche ironia. Meme dedicati proprio al form factor della nuova console di casa Redmond e battute varie. La verità però è che la nuova Xbox si avvicina più di chiunque altro abbia mai fatto prima al mondo PC e richiede pertanto spazi adeguati al raffreddamento ed una forma che le permetta tuttavia di farsi spazio negli affollati soggiorni moderni accanto alle TV 4K, sue migliori amiche ora più che mai. Già perché la Xbox Series X permetterà ai videogame del futuro di girare in 4K 60 frame per secondo nativi, arrivando ai 120 frame per secondo in caso di risoluzioni meno generose in termini di pixel. Annunciata anche la finestra di lancio, le vacanze invernali del 2020, proprio in tempo per combattere a spada tratta con PlayStation 5. Di più, sempre sul palco dei Game Awards, Microsoft svela che Senua's Saga Hellblade 2 diventerà realtà sempre nel 2020 in esclusiva temporale proprio su Xbox Series X. Supponiamo che ogni notte tu sia in grado di sognare qualsiasi sogno tu voglia sognare, recita la voce narrante del trailer. Alzerai la posta in gioco di sogno in sogno, sempre di più, continua, e alla fine penserai di stare sognando anche quando sarai sveglio. Un sogno ad occhi aperti, dunque, questa Xbox Series X? Ai posteri, nemmeno troppo lontani, l'ardua sentenza.